I rapporti con l'amministrazione comunale sono ottimi e si sono visti questo spirito di sacrificio che ha dimostrato anche l'amministrazione comunale nel stare vicino a quelli che sono questi dirigenti che hanno rappresentato nell'ultimo scorcio del campionato il Mazara Calcio. Io posso dire che questa novità di questi nuovi dirigenti possa essere la continuità nel tempo, nel prossimo campionato, dove si spera di poter fare un campionato dove il Mazara Calcio possa ben figurare e dire la propria nel campionato di eccellenza. Dobbiamo ringraziare come amministrazione comunale, ma come città di Mazara del Vallo, questi giovani, questi signori che sono venuti da Alcamo a dare una manforte non solo economica, ma anche soprattutto economica, ma anche dal punto di vista sociale, perché hanno dimostrato di essere delle persone serie e messe le persone giuste al posto giusto. Mi auguro che, ripeto, che il prossimo campionato possa continuare questo trade union con questi signori e poter dire la nostra del campionato d'eccellenza e chissà, a fine campionato, con il Manterbosa che potevo presentare, credo un altro anno nuovo, poter ben figurare il Mazara Calcio nel campionato di Serie D.